Si intitola Istria, la mostra che si potrà visitare al Museo Istriano di Via Torino per il momento fino al 15 marzo, ma non è escluso che ci sia una proroga. Ne parliamo intanto con Piero Del Bello, che è il direttore dell'IRCI. Che mostra è Istria? L'avevamo annunciata qualche mese fa, ma che mostra è Istria? Il nostro istituto IRCI, Istituto Regionale per la Cultura Istriano Fiumano Dalmata, ha nelle corde, nei doveri istituzionali, il recupero di ogni tratto culturale che riguardi le terre perdute. La fotografia è uno di quegli aspetti che meglio riescono a darci la traccia della memoria. Traccia della memoria che, nel caso nostro, di un popolo disperso e senza più radici, significa veramente recuperare tempi, luoghi, modi di essere. Francesco Penco, nella sua lunga carriera di fotografo e cineoperatore, oltre ad interessarsi ovviamente di Trieste, perché è fotografo triestino, ebbe modo di entrare anche nell'area istriana Fiume. In questa mostra si cerca di colmare un po' una lacuna. Claudio Arnè, il curatore di Penco per eccellenza, quello che di più lo ha studiato, ha già lavorato molto sulla figura di questo nostro, dovremmo dire, artista, perché va al di là del puro e capacissimo tecnico. L'artista che coglie l'attimo, come fa il fotografo, ma che coglie anche l'attimo prolungato, perché usa la macchina da presa. Qui ci sono tanti momenti che vanno dagli anni 10 fino agli anni 40 inoltrati, di fatto fino alla morte di Penco. Rientra questa mostra in un percorso che già da tempo lì ci ha avviato anche nel recupero dell'immagine fotografica. E questo rientra in quel grande disegno che fa sì che in questo palazzo, trasferita la parte tradizionale del museo, ormai quasi completamente al magazzino 26, ad anticipare quella che è la grande distruzione della nostra storia con l'esodo e quindi con le masserizie degli esuli, in questo palazzo si aprirà a breve, oltre il grande luogo che già c'è, di deposito d'archivi storici e di grande biblioteca, con l'accorpamento qui già fatto con la biblioteca della Società Istriana e con la biblioteca della Deputazione, ma si aprirà anche la grande Pinacoteca dell'IRCI e poi il grande gabinetto delle stampe, delle carte geografiche e delle fotografie. Ecco, lavorare su Penco, grazie anche alla collaborazione, ormai sono anni che Claudio Arnè collabora con noi in tantissime occasioni, ma soprattutto sull'aspetto fotografico. Non bisogna dimenticare il recupero di quelle immagini senza nome di autore, di Kerso, che è stata una mostra fatta recentemente, sempre con le cure di Claudio Arnè. Ecco, andiamo in questo percorso veramente di aggiunta di ulteriori tasselli di un palazzo che deve restare a perenne memoria di una terra che oggi è diversa e di un popolo che ormai non c'è più. Una mia curiosità: è più difficile allestire una mostra fotografica rispetto ad una mostra di oggetti o di dipinti? Sono cose diverse laddove una mostra che vuole valorizzare la fotografia deve per forza giocare sugli ingrandimenti. Ci può essere un angolo, uno scorcio, una vetrina dove si possono mostrare degli originali, e gli originali di grande qualità non sono tanto le stampe quanto piuttosto le lastre fotografiche, quanto piuttosto i negativi. Trattandosi di fotografie poi d'epoca, la lastra è lo strumento eccezionale per avere il miglior effetto di perfezione, di resa dell'immagine che sta nascosta dentro
questo vetro nero così. Bisogna ingrandire se si vuole far vedere alla gente, far capire bene qual è l'opera del fotografo o qual è la situazione che quelle fotografie rappresentano. Fare una mostra che abbia molta oggettistica, o fare una mostra di quadri, comporta essenzialmente, senza ombra di dubbio, usare, almeno dal nostro punto di vista, esclusivamente gli originali. Non nel senso che le fotografie che noi vediamo non sono originali, ma per una visione migliore devono essere per forza giocati degli ingrandimenti, e non sempre è facile. Questa è una mostra che ha non solo alla base una serie di negativi in lastra, una serie di positivi in foto cartonate, soprattutto quelle ovviamente cartonate degli anni che vanno a coprire la prima parte del Novecento, ma questa è una mostra che ha anche filmati. Una parte delle fotografie esposte sono piccoli fotogrammi di un filmato. Prossima mostra? 3-4 in programma, ma diciamo la prossima, salvo cambiamenti, ma non ci saranno cambiamenti, sarà dedicata ai castellieri, con un gioco che, se tutto va come stiamo preparando, organizzando, potrà avere dei momenti, non dico di laboratorio, ma di partecipazione anche dei più giovani, dei ragazzini, con il passaggio a visioni di disegni, di filmati, di ricostruzioni. Sarà una mostra interessante anche quella. Claudio Arnè, questa mostra di Benco, diciamo così, quale periodo inquadra intanto? Beh, questo periodo inquadra dal 1905, c'è un servizio completo su Fiume e si conclude nei primi anni 50, quando lo studio di Benco era ancora in attività, ma lui era passato ad altra vita il 29 dicembre del 50, stroncato dal mal di cuore. Si nota una progressione rispetto tra le foto del 1905 e le ultime, dove di più? Beh, le foto del 1905 venivano scattate quasi esclusivamente col cavalletto e con macchine a lastre, pesanti macchine a lastre. Il grande salto avviene negli anni 30 per Benco, quando inizia a realizzare i suoi reportage con la Leica e con la pellicola cinematografica. La Leica veniva caricata con pellicola perforata e un rullino consentiva al fotografo di scattare 36 immagini. Con la macchina a lastre c'era un telaio con due lastre e se bisognava portarsi dietro due, tre, quattro telai pesantissimi di legno o di metallo, l'autonomia del fotografo era limitata, questo è il punto. Noi ci eravamo incontrati qualche mese fa per la mostra in Palazzo Gopcevic, che documentava l'attività di Benco prevalentemente su Trieste. Qui siamo altrove. Qui siamo, c'è anche qualcosa di Trieste, ma qui andiamo a Fiume, a Pola, a Capodistria, in Istria, a Pirano, nei cantieri. E quella parte del lavoro di Benco che è stata recuperata e che riguarda proprio la penisola, che non è più Italia purtroppo. E Benco ha documentato, io credo, un periodo felice della vita istriana, che poi è stato stroncato con la guerra. Allora, le fotografie di Benco sull'Istria sono limitate. Non sappiamo chi è stato la struttura, il partito, l'azienda che gliel'ha ordinate, perché il libro di Benco, di tutto il suo lavoro, il libro mastro con,
con le indicazioni delle località, con le indicazioni diciamo anche del prezzo, dei giorni di lavoro, è scomparso, come gran parte del suo lavoro si è andato a finire in Mille Rivoli. Il lavoro di questa mostra e della mostra di Palazzo Gopcevic hanno sostanzialmente, me lo dico da solo, il pregio di aver recuperato questo lavoro, film compresi, perché di Pencono si ricordavano le foto scolastiche e basta. Dopodiché questo archivio ha necessità di trovare una destinazione, perché noi andiamo, non so, abbiamo delle foto anche di Venezia, il crollo del campanile di San Marco, abbiamo il ricordo ormai del lavoro notturno nel 906 alla Ferriera, abbiamo la costruzione e l'inaugurazione della raffineria Aquila, quindi c'è delle cose che fanno parte della storia anche industriale della città che il tempo ha fatto sparire, non esistono più. Quindi per me è abbastanza interessante, una bella sorpresa e anche, come si può dire, un gioco trovare è una scommessa. E dico la verità che le mostre, quella di Palazzo Gopcevic che guardava dal 1920 al 1950, quasi esclusivamente il periodo in cui Penco ha affiancato all'attività fotografica l'attività di ripresa cinematografica. Lo studio è andato comunque una decina d'anni gestito dalla sua compagna di vita ultima, Gisella Mauri, e che ha progredito e è riuscita a salvare le immagini della, non è ancora rivolta, ma delle manifestazioni triestine per l'italianità, manifestazioni che purtroppo in Istria, visto il regime, non ci sono state. Tu hai parlato prima di reportage, no? Hai utilizzato il termine reportage. Ciò che noi vediamo è stato in qualche modo, riutilizzo un termine virgolette, commissionato, cioè lui si recava in Istria o comunque per determinati avvenimenti. Non ci sono foto, diciamo, estemporanee. No, se manca il libro mastro dove è indicato, perché se ho capito chi lo ha incaricato di quel servizio, io comincio a lavorare di logica. Allora, il servizio su Fiume, alcune di quelle foto sono diventate cartoline della ditta Saul Modiano. Non tutte, ma alcune sì. Quindi probabilmente ha fatto il servizio, non si sa per chi, ma una parte l'ha comprato la Saul Modiano. La parte del congresso eucaristico, quello di Pola, che è un'assoluta novità, perché io ho provato ad andare a cercare nei giornali dell'epoca, ho trovato solo un trafiletto. È una questione, credo, come mi ha spiegato Roberto Spazzali, lo storico, in cui il mondo cattolico diceva al fascismo: attenzione, ci siamo anche noi. Voi non potete stringere i rapporti come state facendo con il paganesimo di Hitler. Noi abbiamo un'altra storia, un'altra cultura, un'altra etica. E c'è il vescovo Santin, il cardinale Trifone Pederzoli, compare in una unica foto il duca d'Aosta, che poi sarebbe stato spedito a fare il viceré in Africa e a morire, e c'è una situazione di massa incredibile. Il servizio ha più di 100 scatti e dimostra una presenza della popolazione all'interno dell'arena con un'orchestra sinfonica, con questi personaggi, e se si guarda bene in una unica fotografia si vede una persona in divisa nera da fascista. Non ci sono. Anche per quanto riguarda le immagini che si riferiscono alla colonia di Sesana, no? Lì è una piccola chicca, perché
quando Mussolini venne a Trieste nel 38, diciamo così, la tappa a Cesana non venne annunciata. E si trova forse qualche riga, io ho guardato, non ho trovato granché, anzi quasi nulla. Il viaggio era strapieno di impegni e il giorno successivo all'annuncio dai due timoni piazzati sulla facciata del municipio, le leggi razziste che ponevano gli ebrei in una posizione subordinata e discriminata all'interno dello Stato italiano, il giorno successivo Mussolini va in piazza Oberdan a inaugurare quella che oggi è la sede della regione, che era dove sede la GIL, va all'università a mettere la prima pietra, va a Banne e poi si trova sul libro fatto ad hoc sulla visita di Mussolini nelle Tre Venezie un resoconto della sua presenza al confine di Postumia, dove viene ricevuto dalle autorità jugoslave e dove incontra militari, cioè una visita ufficiale. La visita e l'inaugurazione, come si vede in una fotografia nel cartello affisso, anzi la lapide affissa all'ingresso di questo edificio che oggi è l'ospedale di Cesana, non viene guardato, non viene specificato. Mussolini invece, si vede i ragazzini in una foto che partono da Piazza dell'Unità con i torpedoni, si vede la vita all'interno della colonia, gli ambulatori, l'azione disciplinare, la vita nel bosco, è un qualcosa che si replica non con Mussolini, ma come struttura, direi assistenziale, sociale, anche a Punta Sottile, Punta Ola. Cioè, sì. Ecco, e quindi qui colonia marina e avanti così. Venivano accolti centinaia e centinaia di ragazzi. All'epoca il grande problema, vista anche la miseria italiana, condizioni di vita poco salubri, perché le colonie si sono diffuse lungo tutta la costa adriatica, in particolar modo della Romagna. Per cosa? Per riuscire a mettere un freno e salvare chi veniva colpito dalla tubercolosi. Senti, due domande, come posso dire, concettuali, no? La prima, credo, forse te l'ho già fatta, ma giova ripeterla, secondo me. Tu come ti poni in quella dissertazione / polemica secondo cui il fotografo e anche il cineoperatore, nel momento stesso in cui stabilisce ciò che deve inquadrare, lo scatto che deve fare, isola un frammento di realtà e quindi non racconta la realtà, è una storia lunghissima è una storia, dico per me, incomprensibile. Per esempio, spiego perché con se noi dobbiamo raccontare ad esempio come si viveva all'interno di queste colonie, la vita viene descritta dall'insieme degli scatti, sì, dove anche qualche dettaglio sinceramente aiuta a capire. Primo dato. Secondo dato, lo riprova, forse anche sufficiente, la grande manifestazione cattolica di Pola, l'Arena, Constantine e compagnia, è documentata con 100 e più foto. Dopodiché la scelta della pubblicazione su una rivista, su un giornale, su un libro, non è responsabilità del fotografo. Il fotografo venne espropriato della sua professionalità, quindi l'operatore cerca di essere il più completo possibile, raccontare dettagli anche che lo colpiscono, dare un'idea del tutto. E poi capitava, io ho lavorato tanti anni sulle pagine dei giornali di carta,
E l'ultimo cronista una volta, quando non c'era ancora l'elettronica, arrivava con una, talvolta con una forbice, tagliava la foto, che magari era costata fatica un altro. La professionalità dei fotografi ha sempre avuto un'enorme fatica ad emergere all'interno dei giornali. L'altra domanda, se vuoi, concettuale è: un fotografo, un cineoperatore partecipa in qualche modo a ciò che racconta? È una domanda difficile. Io credo che deve credere in quello che fa, deve capire cosa sta avvenendo, non deve fermarsi agli aspetti formali, estetici, e deve arrivare a raccontare la notizia con le immagini, esattamente come chi usa la penna o ha usato la macchina, l'Olivetti 22 e compagnia, o il computer. Compie delle scelte. Diciamo, il coinvolgimento forse arriva in un altro momento, quando si tratta di salvare negli archivi. Nel momento di salvare negli archivi, per esempio, le 100 e più scatti, torniamo sull'arena di Pola, qui ce ne sono 25, e gli altri 75 dove sono? Sono negli archivi, io salvo tutto, anche talvolta anche delle foto che sono leggermente mosse o poco, un po' sfocate. La completezza, oggi i RAID che consentono ai file di essere conservati nella totalità, e perché c'è spazio in queste memorie, consentono di salvare più cose di quante fossero salvate molti anni fa. Io ricordo che degli amici che lavoravano per Journal Photo, a cui li mandavano a una manifestazione, non so, politica, sindacale, religiosa, quella che era, e gli davano uno spezzone, 10 scatti, per risparmiare e forse anche per riuscire a fare in modo che non ci fosse la mitraglia. Oggi forse c'è un po' di più la tendenza a scattare tanto e dopo scegliere. Penco in quell'occasione, evidentemente, chi gli ha ordinato il servizio, io credo curia ambienti collegate al Vaticano, in qualche modo, che volevano affermare questa presenza cattolica in Istria, anche qui, devono aver agito con manica larga. Ho capito. Perché 100 e tanti scatti non sono pochi. Sono significativi. Non so. Sì, invece parliamo per chiudere delle immagini che riguardano le manifestazioni per l'italianità di Trieste. Ecco. È abbastanza curioso, ripeto, questa potrebbe essere anche, voglio dire, un problema nostro, nel senso che noi abbiamo molto a che fare con quelle immagini, diciamo, storiche dell'arrivo dei bersaglieri, insomma, del 26 ottobre. Abbiamo delle immagini che noi ogni tanto utilizziamo a corredo dei nostri servizi, per esempio degli scontri del 53, eccetera. Non c'è, almeno che io abbia in mente, non c'è un'immagine emblematica di quei giorni, come potrebbe essere, adesso vado proprio su territori empirei, come potrebbe essere la foto di Capa della Galleria della Guerra di Spagna, eccetera. Non so, ripeto, dipende logicamente anche dal materiale con cui uno ha a che fare. Ci sono, io ho visto anche, ce le ho tutte, di un servizio di Gianni Anzalone, che era un fotografo che successivamente, negli anni 50, all'arrivo è emigrato in Australia, e cui figlio, alla morte del padre, ce l'aveva spedita dicendo: a voi possono interessare, noi qui in Australia di questo non ne facciamo nulla. Ma io ne ho viste tantissime di foto, anche di Ugo Borsati. No, forse manca, forse c'è una foto del corpo
Pierino Addobbati che viene portato a Braccia. Sì, forse, forse quella diventa, forse si potrebbe anche decidere di usare qualcosa di quelle immagini nel prossimo ottobre. Ci saranno, io penso, qualche manifestazione di ricordo. Volevo dire che ecco, le foto di Penco, ci sono degli scontri in Viale 20 Settembre, che succede? Non sono foto firmate Francesco Penco, ma sono foto firmate Studio Penco, cioè lui era morto nel 50, alcune foto sono successive, di alcune presenti qua, di cui io ho il negativo, dice Borsatti, Ugo Borsatti, le ho scattate io perché mi avevano assoldato per, e ero stato su, specialmente alcune scattate da un terrazzino, quindi sollevate rispetto al piano stradale che mostrano la complessità e la corsa, e lo mettevano forse anche a riparo dai manganelli. Ecco, e queste foto sono Studio Penco e operatore Borsatti. Borsatti le ha messe nel suo libro, io l'ho messa nel libro dello Studio Penco. No, credo che ci sia una cosa molto dolce, una continuità tra quanto ha fatto Penco e i suoi due operatori. Uno era, lo aiutava, era la sua moglie, compagna di vita, Gisella Mauri, e l'altro era Augusto Zulic. La continuità poi è andata avanti ed entra in scena Ugo Borsatti, entra in scena, diciamo, anche per il contraltare della Trieste italiana, per Primorsky, Mario Magaine. E quindi c'è una completezza le due parti che mostrano cosa succedeva all'epoca. Bon, 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 bon.